Benvenuti e ben ritrovati a tutti ragazzi, io sono Sig, siete sul mio canale e questo è il nuovo episodio del Tell Me Sig, lo show dove voi fate le domande e io, come sempre, faccio del mio meglio per rispondere. Oggi setup un po' nostalgico perché questa è l'inquadratura che c'è a casa dei miei, non a casa mia, infatti sono momentaneamente tornato per qualche giorno e ne approfitto per fare appunto il Tell Me Sig di luglio. E tra l'altro ne approfitto già, prima di appunto rispondere alle domande che sono qui, eccole. Dicevo, ne approfitto per dirvi che nel mese di agosto non ci saranno contenuti, i video si fermano, appunto mi prendo un po' di vacanza e quindi tutti i vari contenuti, video normali, Tell Me Sig, eccetera, eccetera, ritorneranno appunto dal primo di settembre. Detto questo, ragazzi miei, buttiamoci nel cuore delle domandine. Allora, la prima è di Dragone Oscuro. Tell Me Sig, ciao Sig, visto che sei un fan di Jujutsu Kaisen, volevo chiederti se hai visto la seconda stagione e qual è stato il combattimento che ti è piaciuto di più in questo anime? Allora, Dragone, sì, ho visto Jujutsu 2, l'ho vista tutta, mi è piaciuta, interessante, piena di colpi di scena, ottimi combattimenti, molto, molto spettacolari, pieni di inquadrature super dinamiche, tanti effetti, a me piace quella roba lì, no? È proprio una roba che mi piace guardare e da questo punto di vista... Non è un problema per me dire che Jujutsu Kaisen tra i battle moderni è forse uno dei più validi, dei migliori. Credo che solo Demon Slayer sia meglio. Devo vedere la nuova stagione di My Hero Academia, insomma, ma penso che siano lì, ecco, tra i migliori, appunto. Per quanto riguarda il combattimento che mi è piaciuto di più... Beh, come ti dicevo, sono tutti molto, molto coreografici, molto, molto belli, proprio a impatto visivo. Ma se dovessi sceglierne uno, credo che sceglierei quello dove Itadori e il tipo col codino affrontano la maledizione, quella che sembra che abbia una maschera, no? Quella che fa crescere le piante. Adesso i nomi mi sfuggono, ma insomma hai capito. Il combattimento del battimani, per capirci, dove appunto Todo, che è l'altro, quello col codino, usa il suo potere, batte le mani e fa il cambio di posto, no? Quello molto bello, veramente, veramente figo quello lì. C'ha delle idee registiche veramente... notevoli, secondo me. Poi anche l'idea, no, di questo potere che fa gli scambi è proprio figo. Sì, per adesso quello è il combattimento che mi è piaciuto di più. Ma anche quelli della maledizione che sembra una candela mi piacciono. Jogo, una roba del genere dovrebbe chiamarsi. Lui usa appunto il potere delle fiamme, che è banalissimo come potere, ma è sempre molto... molto appariscente a livello visivo, no? Quindi quando ci sono queste vampate di fuoco io, insomma, mi godo come un bimbo, perché insomma, sono solitamente fatti molto bene questi combattimenti qua e poi le fiamme sono proprio uno strumento scenico e visivo che si presta alla perfezione per fare coreografie, appunto, movimenti dinamici, insomma, tanta roba, ecco. Prossima domanda di Jov. Tell Me Sig, preferisci Dragon Ball GT o Dragon Ball Super? Mamma mia, questa è una domanda tostissima. Qua la community si spacca in due. Se devo essere onesto, io preferisco Dragon Ball GT. Probabilmente per una questione anche... anzi, togli anche, per una questione solo nostalgica. L'ho visto da ragazzino e... nella mia testa era la continuazione di Dragon Ball Z, non avevo idea che fosse una roba diversa, che non appartenesse al canone, cioè tutte queste robe le ho scoperte dopo. Il me bimbo se ne è fregato altamente, ha visto il ritorno di Goku e dei suoi amici e basta, insomma, era contento, gli bastava questo per essere al settimo cielo. Quindi sì, ti dico Dragon Ball GT. In particolare... le saghe di Dragon Ball GT che mi sono piaciute di più sono ovviamente quella di Baby Vegeta, che vabbè, insomma, è un po' un ritorno alle origini dei Saiyan e degli Tsufuru.
secondo me, abbastanza interessante. E poi ovviamente quella dei draghi malvagi, che ha una buona idea di base, quella appunto delle sfere che si corrompono e vengono fuori questi alter ego dei draghi, ma appunto cattivi. Interessante, sì, ecco. Per quanto riguarda Super, invece, l'unica saga che mi è piaciuta è quella di Black. Sì, anche il torneo del potere effettivamente è figo, però non è, secondo me, non è egualmente figo in tutta la sua durata. Ci sono delle parti dove è tanta roba il torneo del potere, ma tante altre parti dove invece è noiosetto e stucchevole. La saga di Black, diciamo che è, a mio parere, ovviamente, questa è la mia opinione, come l'ho visto io, ecco. Dicevo, la saga di Black è un po' più uniforme da quel punto di vista lì. Comunque, ecco, sì, per risponderti, Dragon Ball GT. Mi dispiace, ragazzi, ma io sono della parrocchia di Dragon Ball GT. Irene Cortale invece chiede: Tell me Sig, hai mai voluto capire quello che c'è dietro a un doppiaggio delle serie animate che guardi? Tipo chi dà la voce a quel determinato personaggio, l'adattamento dei dialoghi, alle volte fatto malissimo, e le censure, soprattutto gli anime anni 80 e 90? Poi farai un video sulle nuove stagioni di My Hero Academia, stagione 5, 6, 7. Cominciamo dalla seconda domanda, Irene. Sì, voglio fare un video. Nel dettaglio sarà l'aggiornamento di quello che c'è già sulle migliori saghe di My Hero Academia. E quel video là l'avevo fatto quando appunto al tempo non c'erano ancora tutte le stagioni. Penso che arrivasse alla 4 o alla 3 addirittura, non mi ricordo appunto. Come finisce questa settima? Vedo se è l'ultima, non credo, però penso che ce ne sarà addirittura un'altra. E soprattutto vedo se vale la pena, nel caso, aspettare ancora o farlo intanto delle ultime stagioni uscite. Da valutare questa cosa, ecco. La prima parte della domanda invece, oddio, sì, qualche volta mi è capitato di volermi interessare ai doppiaggi. Diciamo che tra le cose che hai citato tu, quella che mi succede più spesso è di voler sapere chi è che doppia quel particolare personaggio, perché magari ha una voce interessante, perché magari ha un timbro che mi interessa, insomma, voglio vedere chi è il doppiatore appunto che gli ha dato la voce. Per quanto riguarda le altre robe, raramente. Ci sono dei casi in cui mi sono informato perché appunto ai miei occhi erano dei casi interessanti. Ti cito, guarda, giusto per farti qualche nome, Slam Dunk, che è un adattamento secondo me molto molto ben riuscito. Parlo ovviamente della serie, quella degli anni 90. C'è stato un adattamento italiano veramente veramente figo. Addirittura ci sono, a parte che c'è una scelta lessicale azzeccatissima, sembra proprio di sentir parlare dei liceali, insomma anche grandicelli, non dei bambinetti, ecco. Poi fatto veramente benissimo. Tanta roba quello, ma anche tutta quell'ondata di anime che uscivano tra, diciamo, Rai 4 e l'ultima parte dell'MTV Anime Night. Mi ricordo tipo Cowboy Bebop, appunto lo stesso Slam Dunk che dicevamo prima, ma anche quello Soul Eater, anche quello ha un bellissimo doppiaggio. Poi Psycho Pass, insomma tutti quelli lì che hanno proprio, uno, hanno dei nomi tra i vari doppiatori che sono gente iper professionale e iper iper famosa, che viene anche dal mondo del cinema, quindi insomma anche lì buone scelte a livello proprio di voci, e due, hanno una tipologia di adattamento molto azzeccata, molto valorizzante, ecco. Mentre ultimamente mi è capitato di osservare che i doppiaggi in materia di cartoni animati non è che sono brutti, perché non è vero che sono brutti, è che sembra quasi che siano roba di serie B rispetto a serie TV, live action e film per il cinema, e che quindi vengano fatti appunto come roba inferiore. Non è vero, appunto. Basta sentire uno Slam Dunk, un Soul Eater o un Psycho Pass per accorgersi che non è così.
Andiamo avanti con la domanda di Giovan Battista Profumo. Tell me Sig. Ciao Sig, volevo chiederti cosa ne pensi della saga di Predator. C'è sempre qualcuno che chiede di Predator. Ma anche molto, molto nello specifico. Per me il primo di John McTiernan con Schwarzenegger è un cult intramontabile ed inimitabile. Per quanto riguarda Predator 2 di Hopkins con Danny Glover, Predators di Antal con Adrien Brody, mi piacciono e me li riguardo ben volentieri, e anche il tanto odiato The Predator di Shane Black con Boyd Holbrook, mentre il prequel Prey mi ha fatto abbastanza schifo. Aspetto la tua risposta e grazie. Ciao. Grazie a te, Giovan Battista. Come dicevo, c'è sempre qualcuno che fa una domandina su Predator. Ho risposto tante volte, in realtà a me piace un sacco la saga di Predator. Però, visto che sei andato appunto nello specifico con tutti i film, provo a metterteli in ordine secondo il mio punto di vista, il mio gradimento. Allora, al gradino più basso anch'io ci metto Prey. Non mi è piaciuto molto. Interessante l'idea del passato, quindi delle armi diverse, anche appunto del Predator un po' più, come dire, primitive, rudimentali, ecco, sì, meno avanzate, però non mi ha convinto tanto. Poi, salendo un pochino, ci metto il The Predator, sì, quello di Shane Black. Ha delle belle battute, ha delle trovate interessanti, mi è piaciuto un sacco il personaggio di Thomas Jane, che è il militare, quello che ha la sindrome di Tourette. Mi ha fatto morire dal ridere quello lì, ti giuro. Era proprio una cosa geniale, secondo me. Ma c'ha delle chicchette veramente, veramente divertenti, quello lì. Però, tutto sommato, è un filmettino, ecco. Poi ti ci metto, salendo ancora, sì, Predators di Antal. Quello lì era interessante perché di fatto era una grandissima battle royale improvvisata praticamente, solo che anziché essere un tutti contro tutti, era un tutti contro i cacciatori, però di base anche i vari personaggi non si fidavano all'inizio gli uni degli altri, no? Era un po' una roba tipo, boh, tutti buttati dentro appunto al ring e vediamo chi sopravvive. per quel punto di vista lì mi aveva catturato, aveva stuzzicato la mia attenzione, ecco. Poi da un punto di vista di cinema però è abbastanza normi, non ha niente di veramente particolare. Invece i primi due, Predator e Predator 2, sono secondo me tanta roba. Soprattutto il 2, che è un film molto sottovalutato, ma che secondo me invece merita. È molto underground e fa parte di quella, diciamo, micro nicchia della fantascienza che io chiamo fantascienza urbana, no? È non troppo avanti nel futuro, ma comunque futuristica e abbastanza immaginifica, ecco. Carino, pieno di sangue, di violenza, ipercaricato, volutamente sopra le righe. Non era male il Predator 2, ecco. Però in testa, alla prima posizione, ovviamente ci va per forza il Predator di McTiernan. Quello lì, secondo me, è proprio non solo un cult, ma anche un grandissimo film. C'è questa roba assurda che McTiernan riesce a fare del cambio di rotta, no? Perché inizia come un classico film di guerra. C'è Schwarzenegger con la sua squadra di super soldati che deve fare questa missione nella giungla, no? E tu dici, vabbè, un film di guerra, sarà le solite mazzate, spara, Schwarzenegger super pompato che ammazza tutti. E poi invece cambia completamente perché nella giungla, cazzo, c'è qualcosa di sconosciuto e che mette una paura dannata. Vedere questo mostro con la tuta traslucida, trasparente, che fa questi riflessi, che fa questi suoni alterati. Porca miseria, ragazzi, io ancora adesso quando lo guardo mi cago sotto. Cioè, è proprio bella la suggestione che crea. È proprio un film coi controcazzi. E poi il bello di Schwarzenegger in sti film qua è che non lo fanno parlare, lo fanno agire. Secondo me Arnold Schwarzenegger è un grandissimo attore di presenza, di corpo, di recitazione fisica. Infatti i grandi registi, quando lo scritturano, lo fanno stare zitto.
John Milius in Conan il Barbaro lo farà parlare forse 2 minuti in totale, meno, dirà, 10-12 frasi in tutto Conan. E infatti, grandissima interpretazione e grandissimo film. Cameron in Terminator, stessa cosa, dice una frase. E infatti, film della Madonna. Qui McTiernan lo fa parlare pochissimo, gli fa dire giusto 2-3 battute azzeccate, tipo alla fine, no, quando il Predator si toglie la maschera e lui lo vede proprio in faccia e lo guarda sbigottito e dice «Ma sei un mostro schifoso!» Tipo una cosa super americana, ecco. Dicevo appunto, quando non parla, quando non lo fanno recitare, ma lo fanno recitare fisicamente, Schwarzenegger non ha rivali, cioè è un grande attore. Invece quando inizi a caricarlo di frasi ti accorgi che non è questo grande attore di teatro, ma appunto nei film muscolari così, proprio super action, aveva pochi rivali, diciamocelo. Infine, ultima domanda di questa tranche estiva del Tell Me Sig, Mega Mosca Alex. Tell Me Sig, riprovo. Ciao Sig, prima volta che ti faccio una domanda. Purtroppo non ho avuto la fortuna di vedere il vecchio Anime Night su MTV perché dove abito io non riuscivo a vederlo. Per questo motivo mi sono perso molti anime importanti che oggi con le varie piattaforme sto cercando di recuperare. Ho visto di recente Inuyasha, GTO e Helsing e devo dire che mi hanno un po' deluso. Non perché siano brutti, ma Inuyasha l'ho trovato troppo dispersivo, ha cominciato a prendermi dalla saga della Squadra dei Sette in poi. GTO mi sembra invecchiato male, sia come tematiche che come vengono affrontate. Helsing invece è figo il protagonista, ma la storia mi è sembrata un po' sconclusionata. Tu cosa ne pensi? Credo che sia un giudizio esagerato? PS, hai visto Fire Force? Ti è piaciuto? Grazie e continua così, hai un ottimo canale. Grazie a te, Alex, per i complimenti. E vediamo un po' di rispondere con ordine. Innanzitutto no, non credo che sia un giudizio esagerato, nel senso ognuno ha una propria sensibilità e una propria sfera sia di gusti che di emozioni che possono venire sollecitate da tasti e spinte diverse. Quindi non è che se un'alta percentuale di persone apprezza un anime in particolare che diciamo è un po' visto come qualcosa di classico e di storico, debba piacerti per forza. Liberiamoci di queste convinzioni, non c'è nessun problema se te ne vieni fuori dicendo che Inuyasha non ti piace o che GTO ti sembra un po' invecchiato male, va benissimo, nel senso non è finché appunto è tutto ciò è frutto di una tua personale interpretazione e la riesci ad argomentare con qualcosa che hai avvertito tu, va bene, non succede niente, cioè non c'è niente di male in questo, anche perché non mi sembra che lo stai imponendo agli altri, né mi sembra che ti sia stato imposto a te, anzi, bravo che sei andato a recuperare delle cose che appunto non sei riuscito a vedere al tempo. Detto questo, ti dirò, Inuyasha nemmeno a me piace tantissimo. Io penso di aver visto forse una trentina, una quarantina di puntate, non di più. Helsing l'ho visto, quello non mi dispiace, ma comunque penso che ci sia di meglio. Ecco, l'unica cosa su cui sono meno d'accordo è GTO. Secondo me GTO non è invecchiato male, o meglio, è invecchiato male tecnicamente parlando. Il 4 terzi, la CGI di certe cose, insomma, si vede che è una roba vecchiotta, ma da un punto di vista di tematiche ed insegnamenti morali, secondo me invece è molto sul pezzo anche adesso. Considera che l'istruzione, l'educazione in Giappone è un tema molto complesso, hanno grossi problemi a livello scolastico per quanto riguarda istruzione appunto ed educazione, quindi è abbastanza sul pezzo GTO, secondo me. In realtà poi, sai, l'MTV Anime Night alla fine era solo un grande raccoglitore, neanche così grande in realtà. Sì, ci sono passati dentro tanti prodotti di rilievo, ecco. C'era Evangelion, c'era Slam Dunk, di cui abbiamo parlato nella domanda di poco fa. C'era un sacco di roba. Veramente veramente notevole. Ovviamente era tutta roba di una particolare finestra storica.
la MTV Anime Night ha coperto i primi anni 2000 e aveva prodotti più o meno che andavano dalla fine degli anni 80 alla fine degli anni 90, ecco, era questa la finestra temporale. Secondo me ha poco senso paragonare un contenitore così con le moderne piattaforme di streaming. Non era quello che ci andava sopra, non era l'equivalente di una libreria. Adesso se tu vai su Netflix, guardi libreria Netflix, catalogo, nella sezione anime c'è una valanga di roba anche molto diversificata. Lì c'era una selezione. Tra l'altro non ricordo neanche chi l'avesse curata quella selezione lì, però secondo me aveva buon gusto, ecco. Semplicemente appunto era un contenitore, un aggregatore che è stato fatto così sulla rete di MTV, che era quella che meglio si prestava per questo tipo di programmi un po', sì, underground, diciamo. E appunto c'è stato mandato tutto ciò che, uno, era stato doppiato e, due, era reputato, diciamo, di un certo livello. E penso io, questa è una mia supposizione, che il criterio principale fosse stato appunto quella particolare animazione non esattamente per i bimbi. Quindi non Dragon Ball, perché quello andava sulla TV più generalista, ma proprio quei cartoni per ragazzi un po' più grandi, come se si volesse appunto cercare quell'approvazione, quella prova concreta del fatto che l'animazione giapponese non è per forza da bambini. Bene o male, diciamo che la media della roba che ci andava sopra, come ti ho detto, era buona, medio buona, ecco. Poi, ripeto, come ti ho detto prima, non è che deve piacerti per forza, ci mancherebbe. Sentiti libero di sviluppare un tuo gusto personale su quello, ci mancherebbe. Invece, per l'ultima domanda di Fire Force, sì, ho visto Fire Force e sul canale c'è anche un video dedicato, quindi in caso, se vuoi sapere il mio parere nello specifico, nel dettaglio, recupera quel video lì. Nel complesso ti riassumo qua al volo il mio parere. Molto figo, mi è piaciuto. Tanta roba, ovviamente più per il lato estetico che per il lato tematico, narrativo, ma insomma quello è un po' scontato, ecco. Stiamo parlando di un anime di genere battle con poteri e con mazzate a destra manca, tipicamente per ragazzi giovani, pensato proprio per il ragazzo giovane con gli ormoni a palla che si diverte con quella roba lì. Il fatto che io, che non sia più quel tipo di target lì, mi diverta ancora è un altro discorso, però di base il target è quello. Comunque ripeto, in caso per un'analisi più accurata, recupera pure il mio video. Bene signori miei, io mi sto sciogliendo, quindi direi che possiamo chiudere qui. Come vi dicevo in apertura, questo è l'ultimo video prima della pausa estiva che coprirà tutto il mese di agosto e noi torniamo alla carica appunto da settembre con la programmazione regolare. Idem per il Tell Me Sig, voi lasciate come al solito le domande qui sotto con l'hashtag appunto Tell Me Sig, così poi io le prendo nel mese di agosto e faccio appunto la puntata, che però sarà quella di settembre. Detto questo signori miei, buona estate, divertitevi, andate al mare, fate tutte le cose che si fanno d'estate, poi statemi bene mi raccomando, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi!